Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? To call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Qui siamo in una situazione particolare per l'estate torrida di cui tanti si lamentano. Siamo a Capitignano, 913 metri sul livello del mare, in provincia dell'Aquila, e questa è la parte del territorio comunale di Capitignano che si affaccia sul lago di Campotosto. Da qui una strada a tornanti porta sulle rive, ma dall'altra parte si apre tutta la piana di Monte Reale e ci sono panorami bellissimi, boschi, flora e fauna spettacolari, un silenzio che a tratti sembra quasi irreale e che ci fa ricordare quanto del nostro Abruzzo in realtà noi a volte dimentichiamo come bellezza, come possibilità di riscoperta anche verso amici che non sono della nostra regione. Questa sera Rete 8 con il nostro tour 2018 insieme ad Abruzzo dal vivo può conoscere un po' meglio questo piccolo borgo. Qualche centinaio di abitanti, ma qui l'arte questa sera tra teatro e musica riaprirà diverse porte. Non può mancare in un posto come questo borgo il sindaco, orgoglioso primo cittadino di Capitignano, Maurizio Pelosi, grazie per l'accoglienza e anche perché ci ha fatto capire quanta passione ci sia in chi ha le radici fortemente attaccate a questo territorio per il lavoro che si fa ogni giorno. Il terremoto ha lasciato segni come in tutta la nostra regione, in questa zona forse anche più visibili, più evidenti ancora oggi, ma queste radici non vogliono essere sradicate. Innanzitutto voglio ringraziarvi per essere venuti a Capitignano, date comunque una visibilità che per noi è importante. Ha detto bene lei, chi ha radici qua non le abbandonerà mai e io sono il primo a non abbandonarle sicuramente. Ci tengo al mio paese come a tutto il territorio in generale. È vero, noi abbiamo subito dei danni, grazie a Dio, senza vittime. Però abbiamo subito 4 terremoti, noi siamo in 2 crateri come lei ben sa, come gli altri comuni, e questa iniziativa, permettetemi di ringraziare innanzitutto la Regione Abruzzo e il sindaco di Grognaledo che ha fatto, diciamo, da traino per noi 23 comuni del cratere. Questa sera noi siamo qui con Abruzzo dal vivo per parlare di questo mostro, come in tanti lo chiamano, il terremoto, ma attraverso due artisti che lo hanno metabolizzato, l'hanno vissuto anche loro in prima persona e poi lo hanno rielaborato, che è forse una delle forme più certe di guarigione, rielaborare quello che è un problema, perché qui la gente sta tornando un po' alla volta. Sì, qualcuno sta tornando, diciamo ci sono delle resistenze, c'è purtroppo il fatto che abbiamo moltissime inagibilità e le persone sicuramente non possono venire, però quello che ci dà conforto, anche se noi stiamo lavorando, diciamo, per rivitalizzare il paese, fin dai primi momenti con varie iniziative anche turistiche, perché questo, come lei ha visto bene, come avete avuto modo, diciamo, girare un po' il paese, è adatto per il turismo ambientale, cioè questo è il discorso, stiamo lavorando su questo. Abbiamo segnali positivi perché vengono persone da me, di Roma, che mi dicono che vogliono tornare a Capitignano e come debbono fare.
E lei si corcia le maniche con tutti i suoi collaboratori utilizzando tutti i veicoli possibili per rendere le cose più semplici, burocrazia permettendo, perché ci sono anche problemi burocratici. Ha detto bene, burocrazia, questa parola che diciamo esce sempre, ma questa è la realtà, è la burocrazia che ad oggi non ci permette ancora di ricostruire nulla dal 2016, siamo in difficoltà ancora col 2009 perché noi dobbiamo ricostruire ancora dal 2009, abbiamo moltissimi immobili da ricostruire, ecco, e siamo fermi su questo, cioè se le cose non sono chiare in tutti i sensi, che uno sa quello che deve fare, l'amministrazione, i tecnici, i proprietari, cioè non si parte, cioè noi ce la potremmo mettere tutta, però se non ricreiamo diciamo gli immobili, le persone qua non tornano. Ho visto anche che c'è la possibilità di vivere l'albergo diffuso in un posto come Capitignano, anche per i turisti che vogliono cercare questo tipo di accoglienza, questo tipo di inserimento nel paese, in mezzo alle famiglie, in mezzo alle persone, beh, magari qualche spinta al turismo sarebbe utile in questo senso. Questa è un'altra idea che noi abbiamo, che l'abbiamo diciamo portata anche avanti, l'albergo diffuso, e le spiego il perché. Noi stiamo realizzando dei progetti insieme con associazioni per diciamo, oltre che riaprire dei sentieri, fare i famosi cammini. Abbiamo in essere adesso già due situazioni di cammini molto importanti. Quello che ci si chiede pure da parte degli operatori è dove vanno i turisti, dove possono dormire, dove possono fare. E allora abbiamo pensato e abbiamo ribadito l'albergo diffuso, però ribadisco, dobbiamo ripartire con la ricostruzione, perché le persone sicuramente tante, quando ricostruiranno, metteranno a disposizione le loro abitazioni, di questo ne sono certo, assolutamente, creerà anche reddito per loro, tra l'altro, no? Allora noi questa sera mettiamo un primo mattoncino, come possiamo farlo noi, con il Radio Tour Village insieme ad Abruzzo dal Vivo, con gli artisti che sono presenti qui a Capitignano questa sera, e poi passo dopo passo torneremo a controllare che questi mattoni siano diventati centinaia e migliaia. Grazie al sindaco di Capitignano. In questa cornice i due artisti portano in scena tematiche legate al terremoto. Il teatino, il regista, attore e autore teatino Alessandro Blasioli porta in scena il suo lavoro in cui è protagonista assoluto e anche direttore delle emozioni con il pubblico, Questa è casa mia. Invece il cantautore teramano, esattamente di Notaresco, Nanco, porta in scena questa sera il suo repertorio in gran parte costruito dopo le vicende che ci hanno, ahimè, fatto ricordare le cronache nazionali, e tra queste canzoni c'è anche Ti invito in Abruzzo, brano che è finalista al premio De André. In modi diversi racconteranno come metabolizzare uno shock come quello vissuto dal 2009 in avanti, quando le radici vengono scosse fortemente ma nessuno vuole mollare. Benvenuti ad una nuova puntata di Rete 8 Village Tour, insieme a quello che è il percorso, un vero e proprio circuito chiamato Abruzzo dal Vivo. Grazie ad ACS, Abruzzo Circuito Spettacoli, quest'anno 2018 riusciamo a conoscere tanti luoghi che a volte dimentichiamo. Nei nostri servizi lo stiamo vivendo giorno per giorno, questo senso di appartenenza che a volte resta lì un po' addormentato. Ecco, questa sera qui a Capitignano, in provincia dell'Aquila, abbiamo il piacere di avere con noi due artisti che porteranno su questo palco le tematiche del terremoto con tutto quello che ne è seguito, ma ce lo racconteranno loro stessi, ognuno a loro modo. Abbiamo un regista, autore e attore che viene da Chieti e lo invito subito ad entrare qui in scena, Alessandro Blasioli. Eccolo! Buonasera! Giovanissimo! Bene visto. Ma non è solo, perché dall'altra parte della regione, in provincia di Teramo, esattamente dalle colline di Notaresco, che è un ridente paese non molto più grande di Capitignano, ma anche lì pieno di talento, un cantautore che si è scoperto questa vena già quando era grandicello,
ma si sta difendendo molto molto bene. Tra l'altro è anche finalista al premio De André con una canzone dedicata al terremoto e non soltanto. Lui si chiama Nanco ed è qua. Disinvoltura, buonasera. Buonasera. Allora, ci mettiamo comodi, io rubo la sedia dell'attore perché poi il palco lo trasformeremo molto in fretta e resterà da solo Alessandro Blasioli. Abbasso il tono perché tu hai scelto di raccontare le vicende del terremoto, in realtà dovremmo dire terremoti e varie altre sciagure annesse con rinascita conseguente, perché l'energia qui non manca. L'hai chiamato Questa è casa mia. Sì. Quando è nato questo lavoro? Allora, mi sentite? Sì, buonasera. Io sono di Chieti. Mi stupì nel 2014 venire all'Aquila assieme al gruppo di colleghi dell'Accademia che ho frequentato a Roma e scoprire che i miei amici, i ragazzi della mia età, non erano per niente a conoscenza della situazione in cui l'Aquila nel 2014 riversava ancora. Cioè che niente era stato praticamente ricostruito, poco e nulla. La cosa mi stupì talmente tanto che decisi di fare uno spettacolo, proprio per raccontare da vicino, con un punto di vista abruzzese, tutto quello che è stato nel post-sisma, cercando di non fare uno spettacolo con urla e piagnistei, perché non credo che una tragedia, una tematica così forte debba essere affrontata con la tristezza. Ma a distanza ormai di 9 anni dobbiamo cercare di fare dell'ironia su quanto è accaduto e capire che cosa non è andato, anche perché il problema principale è che il terremoto c'è, è esistito, quindi ci sono annales e storie che ci arrivano appunto dall'antichità e che ci raccontano già di terremoti che si ripetono nel corso dei secoli. Quindi il terremoto è una cosa certa, è l'unica cosa certa. Quello che non sappiamo è quando accadrà. Per evitare di ritrovarci nella stessa situazione in cui ci siamo ritrovati nel 2009, nel 2016 con l'altro terremoto che ci ha sfiorato, ma comunque ha rappresentato comunque un ennesimo terremoto nel nostro cratere sismico, in quello che è il cratere sismico abruzzese. Quindi per evitare che persone ambigue possano ricavare dei soldi sulla morte delle persone, per evitare che la situazione emergenziale sia gestita appunto senza alcuna legge, in emergenza, con conseguenza, e questa cosa ha la diretta conseguenza che poi ci sono infiltrazioni mafiose, ci sono persone che ridono la notte, appunto. Cose tristemente note, purtroppo. Cose tristemente note nella nostra regione. Quindi magari stasera lo spettacolo vi potrà sembrare, provo a dire, un po' ridondante, nel senso che a voi non devo spiegare quello che è stato il terremoto. Immaginatevi però che al di fuori dell'Abruzzo, anche nel Lazio, ci sono persone che continuano a credere che sia tutto risolto, che il progetto case sia bastato a tutti gli sfollati, che non ci siano problemi, che i progetti case siano ancora in piedi, quando invece sappiamo che crollano i balconi, ci sono infiltrazioni di ogni tipo, d'acqua, anche mafiose. Acqua mafiosa. Concludo dicendo soltanto una cosa. Questo spettacolo parla del terremoto dell'Aquila e quindi nel 2009 dovete sapere che all'Aquila c'era il PD, però c'era Berlusconi. Non è uno spettacolo partitico, io non voglio fare la morale su Berlusconi, non voglio cercare di incattivirmi il popolo di destra e il popolo berlusconiano, io voglio cercare di sottolineare un problema esistente sia con Berlusconi, sia nel 2016 con Renzi e adesso con questo nuovo governo, speriamo, facciamo le corna che non accada niente, però il terremoto non è che non accadrà. Riaccadrà, non sappiamo quando. Quindi quello che io spero con questo spettacolo è di accendere un po' di indignazione, di far accendere un campanello d'allarme e di richiedere a gran voce una legge per affrontare gli eventi sismici. Perché noi ogni volta che accade un terremoto
non abbiamo idea di come risolvere la cosa, di come affrontarla, e quindi ci ritroviamo qualche commissario che dà i soldi della ricostruzione a qualcuno e poi, guarda caso, si va a scoprire che in questo marasma di persone c'è anche chi non è proprio una buona persona, una brava persona, e quindi fanno soldi a discapito di tutti quanti noi, terremotati e non. Io ringrazio per il momento Alessandro Brasioli, poi lo vedrete in scena, lui sarà one man show questa sera e anche l'autore, nonché regista di se stesso e interprete ovviamente di questa pièce teatrale. Tanto passo la parola virtualmente a lui, che poi avrà il suo apparato microfonico, perché è un cantautore armato di chitarre, ma non sarai da solo in scena. No, con me c'è Antonio Cupaiolo, chitarrista. Ormai fidato collaboratore. Fidato e bravissimo, braccio destro, musicale. Ecco, quando tu Alessandro stavi raccontando del terremoto, io stavo ripensando al mio terremoto del 2009. Pensate, io quell'anno abitavo a Pesaro con la mia famiglia, marito e figlia. Mia madre era a Montorio al Vomano, paese anche questo nell'ambito dei problemi ancora aperti. Quel giorno, quella notte, io ero a Montorio, ero a Teramo con tutta la famiglia, perché il lavoro ti porta lì, c'era una partita del cuore, abbiamo deciso di restare e quella notte è successo di tutto. E ho vissuto tante situazioni da lì, da paesana. Mio marito è tornato a Pesaro e a Pesaro oscillavano i palazzi, c'è una regione e mezzo di distanza se vogliamo, ma anche lì si sentiva ed erano spaventati perché non c'erano abituati. Io ricordo i terremoti dell'Irpinia, ricordo tante altre vicende, diciamo che siamo un po', come dire, abituati, una parola strana in questo caso, sì, diciamo non andiamo nel panico per queste cose, sappiamo che possono accadere come raccontavi e poi trovi il modo di reagire e di aiutare se c'è bisogno. Fuori da qui, come raccontava Alessandro, non è così scontato. Qualcuno può essere terrorizzato anche soltanto da questo. Qui invece noi siamo un po' più abituati alle ossa dure. A Notaresco è stata la stessa cosa. Sì. Però lui non ha scritto queste canzoni che ascolterete stasera tutte dopo il terremoto del 2009. Lui è un cantautore maturo, ha cominciato a tirar fuori la sua empatia musicale da adulto, quindi riflettendoci tanto. Tu ti sei arrabbiato tanto nel 2016 e nel 2017 ancora di più. Sì, perché in televisione, voi lo sapete benissimo, non si parlava che di Rigopiano, come se qua non fosse successo niente, come se a Montorio non fosse successo niente, ad Atri, come se ad Atri, a Campotosto, a Notaresco e in tutti i paesi Capitignano, colpiti dal terremoto, non fosse successo niente, ma come se fosse successo soltanto a Rigopiano quello che è successo. Mi sono arrabbiato perché credo che la TV debba dare informazione giusta, coerente e reale, e invece no, c'era uno spettacolo in atto che raccontava solo ed esclusivamente dell'albergo di Rigopiano, perché faceva share, perché portava le persone a seguire la trasmissione televisiva nel momento in cui si parlava di Rigopiano. Tutto quello che è accaduto in provincia di Teramo, in provincia dell'Aquila, come se non fosse successo. Nella mia provincia sono morte 9 persone. 7 congelate di queste sono morte nella neve. Perché volevano andare a rifornire gli animali nelle stalle, perché gli animali senza mangiare muoiono, lo sappiamo tutti quanti. E non lo diceva nessuno. Un'altra cosa che mi ha fatto arrabbiare particolarmente, c'era un sacerdote del nord che ha invitato gli italiani ad andare a sciare sulle Dolomiti perché in Abruzzo appunto c'era il terremoto, quindi uno sciacallaggio vero e proprio. Io da cantautore abruzzese quale sono non potevo che scrivere un pezzo che denunciasse tutto questo. E l'hai fatto? Certo. Ha scritto un brano che si intitola Ti invito in Abruzzo, l'ascolteremo questa sera perché ci sarà prima la pièce teatrale di Alessandro Brasioli, questa è casa mia, e poi il concerto di Nanco con diverse canzoni che raccontano il suo Abruzzo, la sua vita, e c'è anche questa, Ti invito in Abruzzo, che è decisamente un groviglio di rabbia, mi è venuta così l'altra sera la definizione, però gli ha portato fortuna perché lui ha gareggiato, magari senza crederci troppo perché ci hai provato, pensavo fosse, io pensavo fosse un pezzo troppo specifico relativo al mio territorio, quindi pensavo fosse un pezzo troppo abruzzese, ok? E invece è arrivato in finale.
anche quindi, in altri contesti invece. La finale ci sarà il prossimo inverno, la data è ancora da definire, però lui è un finalista nazionale, prima di Andrea qui deve scattare l'applauso, non fosse grazie. Altro che per portargli fortuna. Grazie, grazie. Perché Abruzzo dal vivo, chi di voi non l'avesse ancora fatto, si procuri questo pieghevole, questo libricino, ce ne sono tanti in giro, ha diverse tappe, diverse date che toccano i 23 comuni del cratere, ma in ogni comune, in ogni luogo, in ogni borgo, noi stiamo scoprendo cose, persone innanzitutto, quindi la vita delle persone, l'energia delle persone, ma anche tante cose, un cornicione, un davanzale, una casa, un tramezzo, un tirante, qualsiasi cosa che racconta il territorio anche soltanto con una sola immagine. Chi può viverlo e condividerlo ha il dovere di farlo, che sia con la musica, che sia con il teatro, che sia anche soltanto con una fotografia pubblicata, facciamo tanti selfie inutili, facciamo qualcosa anche di utile a condividere, a far capire. Ecco, se la gente viene qui scoprendo questo luogo come altri luoghi dei dintorni, noi ci siamo arrampicati col cameraman fino su alla collina da cui si vede il lago di Campotosto, non ce l'avamo mai stati, siamo montanari anche noi di nascita, quindi piano piano siamo arrivati, però è un posto meraviglioso e c'è un camping strapieno di stranieri. Sì, se posso dire una cosa, ma anche due. È anche un posto pieno di gente meravigliosa, perché noi esatto. abbiamo passato, anche Alessandro stesso, delle ore qua a Capitignano prima di questo tuo spettacolo, prima di questo mio live, con le persone del posto. Questa è una cosa che io faccio ogni volta, ma io credo anche tu. Devi... perché in effetti se lui fa uno spettacolo che racconta dell'Abruzzo e se io canto l'Abruzzo, in realtà noi siamo orgogliosi di essere abruzzesi e siamo orgogliosi di voi, perché diciamoci la verità, siamo un popolo ospitale, bello, e che nonostante tutto, nonostante tutti i problemi, le difficoltà, comunque rimane quello che è, un popolo vero, abruzzese. Ragazzi, io vi ringrazio, adesso il pubblico vi vuole conoscere anche come artisti, non soltanto come persone splendide quali siete. Ringrazio la gente di Capitignano, il sindaco che ci ha accolti oggi e tutti quelli che ci hanno dato una mano, non conosco tutti i nomi, anche i ragazzi che ci hanno offerto la birra artigianale fatta qui. Mua! Grazie, andate lì e continuate a degustare. Arriveremo presto. Torniamo anche noi. E sgomberiamo il palco, facciamo il buio e poi sarà il momento di Questa è casa mia di e con Alessandro Blasioli. Grazie a voi. Sulle recinzioni metalliche gli aquilani hanno lasciato le proprie chiavi di casa. Vorrebbero tornarvi, ma non è possibile. Operazione Gran Sasso è chiamata. Praticamente ci sono presidi militari lungo tutta la zona rossa per impedire che le case abbandonate siano visitate dagli sciacalli e dagli stessi aquilani che vi vogliono tornare. Sui muri della città il terremoto ha disegnato delle enormi crepe a forma di X. Sta a significare che il danno è a livello strutturale. L'edificio è da abbattere. Caput. Ha passato l'angelo e ha detto amen. Tutto appare incerottato. Sorretto. I muri di contenimento, le travi di metallo, le gru danno alla città una nuova forma, quasi geometrica. Ovunque campeggia l'enorme stemma della città, una gigantesca aquila nera su di uno scudo bianco con la scritta Immota Manet, ossia resta ferma, ben salda, a sottolineare la volontà degli aquilani di ricostruire dov'era com'era dopo ogni terremoto. Dopo quest'ultimo però poco è cambiato, a parte le erbacce che crescono sulle macerie, ma non potrebbe essere altrimenti. Tutto in mano alla protezione civile, tutto, dalla gestione degli appalti per la ricostruzione, alla gestione degli sfollati, al G8. È per questo motivo che questa sera, l'8 luglio del 2009, non si sente che nella zona rossa lo sferragliare in lontananza degli elicotteri in sorvolo sulla scuola della Guardia di Finanza di Coppito, a pochi chilometri dall'Aquila.
In questo momento i più grandi della terra stanno decidendo il nostro futuro. Meglio. In giro. Superata una quercia maestosa che sta lì a seccare da sola, Paolo giunge finalmente sotto casa. Un edificio di 4 piani, ben tenuto nonostante il terremoto. A parte quello squarcio lì, sul 4° piano, l'abitazione dei Solfanelli, camera di Paolo. Salite le scale, può finalmente affacciarsi da quell'enorme finestrone che si è venuto a creare proprio la notte del 6 aprile, a contemplare l'oscurità aquilana. Sullo sfondo le 19 New Town in costruzione. Si riconoscono nel buio perché brillano nel cuore della notte. Si lavora incessantemente, solo 5 mesi per il miracolo. 4.500 alloggi che assieme ai MAP, i moduli abitativi provvisori, daranno sostegno agli sfollati. Progetto case, complessi, antisismici, sostenibili, ecocompatibili. Il problema è che questi 4.500 alloggi serviranno solo per 10.000 sfollati, ma gli sfollati sono più di 60.000. E poi sono stati definiti duraturi, cioè che hanno la possibilità di durare a lungo nel tempo. Ma a lungo quanto? Perché a lungo? E soprattutto perché farli 3 volte antisismici? Vada per 1, vada per 2, ma perché 3? Li faranno non più alti di 3 piani per evitare le oscillazioni. Li faranno con materiale antisismico, legno ed acciaio. Perché metterci anche un enorme piastrone in cemento armato inamovibile che non si può sicuramente spostare e che può sorreggere un grattacielo durante un terremoto? Paolo non capisce il perché, anche perché queste case sono solo case, sono quartieri dormitorio, non ci sarà niente intorno, non c'è una piazza, non c'è un bar, non c'è una chiesa, i mezzi pubblici passano di rado, quindi sarà come essere sepolti vivi. Non capisce il perché e passano altri mesi, siamo all'11 febbraio del 2010, La strina, la parola aquilana che sta per vento freddo declinabile nell'unica formula angule che strina, attanaglia Paolo e tutto quello che lo circonda. Però lui è abituato, lui è aquilano. Quello che non è aquilano è Guido Bertolaso. Guido Bertolaso il giorno prima, il 10 febbraio del 2010, è stato indagato per degli appalti gonfiati al G8. Mica il G8 dell'Aquila, l'altro G8, quello che si doveva fare alla Maddalena. Il G8 doveva essere svolto alla Maddalena in Sardegna, ma poi, visto il terremoto, vista la situazione, si è deciso di dare un regalo agli aquilani e quindi si è spostato il G8 all'Aquila. Alla Maddalena hanno gonfiato gli appalti, qui all'Aquila no. No? No. Chissà quando si stanno a mangiare qua. L'aquila bella me, l'aquila bella me, tu che me ci viste nasce, tu che me ci viste cresce, l'aquila bella me. Te voglio rivedere. Il mattino seguente l'aquila si sveglia con un sole tenue, gli uccellini cinguettano e Paolo è svegliato da un'ovazione sempre più forte che proviene dalla villa comunale. Sveglio si renderà conto che quell'ovazione non è stata causata da un dolcissimo cinguettio normale, ma da un cinguettio delle intercettazioni telefoniche. Guarda, questo. Non è che sentiremo dal giorno, no, lo so. Non per dire, per carità, poveracci. Io ti dico stamattina alle 3:30. Io pure. Vabbè. Ciao, ciao. Gli aquilani ascoltano.
comprendono. E proprio per questo motivo, domenica 28 febbraio 2010, insorgono e assaltano la zona rossa. Una carica di 6.000 persone armate di vanghe e di carriole avanza contro la zona rossa che nulla può di fronte all'Aquilano ferito nell'orgoglio. Una valanga di persone si infrange su di esse travolgendole e arrivando fino a Piazza Palazzo, la piazza del municipio da molti rivista e riabbracciata per la prima volta dopo il terremoto. La popolazione si mette subito all'opera. Centinaia di secchi, guanti e caschi gialli, tutti in movimento per cercare di riclassificare le macerie, i sassi riutilizzabili dalle il ferro dai coppi per fare quello che in 11 mesi nessuno ha fatto, rinascere dalle proprie ceneri. La disgregazione sociale, le tendopoli, le new town non possono nulla quest'oggi. Polizia e carabinieri assistono impotenti e sorridenti a una tale manifestazione. Una cooperazione del genere non si vedeva dal terremoto del 1703. E il grido è unico: in mota manet! Noi non ridevamo, noi non ridevamo. C'è tanta rabbia, ma anche tanta gioia nell'aria, sorrisi, gente che non si vede da più di un anno, tutta assieme, unita per lavare la città dall'onta subita. Una catena umana da Piazza Palazzo a Piazza del Duomo si passa a secchi carichi di macerie e tutti festeggiano, tutti partecipano, giovani, anziani, operai, imprenditori, è una giornata meravigliosa, scrosci d'applausi ovunque, l'Aquila c'è, l'Aquila è viva, l'avevano urlato appendendo le loro chiavi di casa a quelle recinzioni metalliche, quelle chiavi quest'oggi se le sono riprese. Paolo in quel turbinio di emozioni non capisce più niente. Si immaginò di essere a capo della rivoluzione mentre trionfale entra nella città occupata. E tiè, peccate questo, tiè, quest'altro. Dio, scusa, mi parevi Bertolaso. E giù ancora, di mazzate e mazzate, al grido di in mota manet! Scocca frecce contro i possidenti che avevano riso delle disgrazie della gente. Fatevi sotto! Scusi, signor... Grazie. E quando ebbe finito le frecce, ebbe finito anche i possidenti. La città è stata liberata. La città è viva! Tutto iniziò improvvisamente a girare attorno a lui. Le persone, le carriole, Bertolaso, la gente, le frecce, le crepe, i muri. Tutto era sfocato finché Paolo non si fermò. Guardò fisso davanti a sé. Gli sembrò di vedere tra la folla di Salamone e di San Giorgio. Ma basta! Vi prego! No! E cadde. Come corpo morto cade. Buonasera. Questa canzone si chiama Ti invito in Abruzzo. Racconta di quello che abbiamo vissuto noi tutti. Racconta della voglia di uscirne e racconta della nostra ospitalità. Nonostante tutto, ti invito in Abruzzo, ti invito lo stesso. Sai dirmi a chi importa della scossa che ha spaccato case e ossa e ha buttato tutto giù? In fondo, sai, non conta, ma nevica e non la finisce più. Del resto, tu già lo sai, che se nevica di nuovo forse io no, non ti seguirò, no, non ce la farò. Se puoi, ritorna, ma nevica e nemmeno se lo vuoi. Del resto, tu riuscirai,
raggiungermi di nuovo e dunque io no, non ti seguirò. No, non ce la farò. Ti invito in Abruzzo, ti invito lo stesso. Il gran sasso l'hai visto e i calanchi di atri d'inverno e i trabocchi di vasto. Vuoi il formaggio, l'agnello? Nevica, Madonna mia, metto il cuore in avalia. Resto fermo e non vedo niente, solo le luci di un centro commerciale decadente. Lo stesso, sei fuori fa freddo, ma è bianco l'inferno, nevica finché ti va, noi qui fermi ad aspettare, e mi viene in mente adesso, hanno promesso ci vengono a salvare. Io vivo in Abruzzo, combatto, resisto. Il gran sasso l'hai visto tra le braccia di Cristo. Grazie. Eccoti qua, dove sei stato? Io non lo so, ma sono tornato. Ho camminato a lungo fra i canali, con la bici e con gli occhiali. Ci torno ad Amsterdam, ci torno ad Amsterdam. Bene così, cosa hai veduto? Io non lo so, ero seduto al bar, sentivo un profumo intenso, sembrava incenso, sembrava incenso. Come stai? Ti vedo male. Hai passato troppo tempo qui, devi respirare. Ti porto con me, prometto. Ti piacerà quel posto, si chiama Amsterdam. Ti porto ad Amsterdam. In piazza Dam, non ci credevi, guarderemo i tulipani in cielo, sembreranno veri. Dai letto a me, col caldo che fa, andiamo ad Amsterdam. A 70 anni hai visto di tutto, gli anni di piombo, il governo, un farabutto. Dai letto a me, caro papà, andiamo ad Amsterdam, ti porto ad Amsterdam. Con me Antonio Cupaiolo alla chitarra.
caro papà. Andiamo ad Amsterdam, ti porto ad Amsterdam. Quanta libertà, restiamo ad Amsterdam. Grazie. Se spengo le stelle accese prima di dormire è perché faccia buio e tu possa sognare. Mi basta un minuto e spengo il cielo, tu chiudi gli occhi che fuori è sereno. E nella notte scura guardati attorno, io ti sarò barlume, io sarò il tuo giorno. Vieni pioggia e bagnami la faccia. E se piove forte a mezzanotte sarò io il tuo ombrello con le stecche rotte. Metti caso scoppia un temporale, io asciugo la pioggia, niente male. Ha una faccia apatica questa luna strana che rischiava i falliti ed i figli di puttana. Tempo di crisi, di grosse nevrosi, di uomini grassi con la cirrosi. Sì, qui la notte è scura, guardati attorno, quanti pagliacci e quanti ladri di contorno. Vieni pioggia e bagnami la faccia. E se piove forte a mezzanotte sarò io il tuo ombrello con le stecche rotte. Metti caso scoppia un temporale, io asciugo la pioggia, niente male. Pioggia, pioggia, pioggia o non pioggia, Carolina non si bagna, Carolina non si bagnerà, Carolina non si bagna. Si bagnerà. Grazie.